Difatti dell'Ane, Vicenza, Spal, caldissimo, il saluto dei tifosi biancorossi ai nostri beniamini. Vicenza! Pelle d'oca per i nostri calciatori caricati a dovere da mister Mimmo Di Carlo, che attenzione parla di lavoro su noi stessi e di non scoprire le carte in questo girone di ritorno che è molto impegnativo. Formazione molto offensiva e tutta da godere, questo Vicenza Spal. Ci vediamo al Baccaro. Arrivati, oh, tutto vero. C'è Van de Putte a supporto di Meggio, Longo e Jack. E in più, a sinistra, Beruato. Vuole piantargliela giù dura il nostro Mimmo. E anche noi. Forza Lane. Fine primo tempo, 2-0 per gli ospiti. Adesso tutti a bere un tè caldo e reset. Ok, l'11 di Marino si conferma molto consistente e più manovratore. Il Lane si affida più alle ripartenze, peccato per qualche conclusione un po' frettolosa. E che dire sulla leggerezza di Padella su Paloschi, vicini alla mezz'ora. Peccato anche per quello. Fantascienza pura, il rigore sempre su Padella, che la prende con tutto tranne che con le mani. Adesso però si cambia marcia. Sotto a chi tocca con i cambi e vogliamo un secondo tempo di grinta e qualità. Non si molla un centimetro. Forza Lane. È finita 2-2 con la girandola di cambi nel secondo tempo. Tanta caparbietà con Pasini che ci mette la zuccata per il 2-1 e il gol d'autore del Meggio. Grandi col colpo di reni a salvare il pareggio. E peccato per il bambolotto Gabrielino, due grandi occasioni nel finale. Teniamo ben stretto il coltello fra i denti, che sabato prossimo si va a Pisa per continuare la battaglia in questo girone di ritorno difficilissimo. Dietro stanno cominciando a correre, eh? Forza Lane.